Laura Castelletti, sono io in amministrazione comunale da diversi anni, sono stata presidente del consiglio comunale per una decina d'anni e adesso sono da altrettanti 10 anni, vice sindaca, assessora alla cultura, creatività e innovazione del comune di Brescia. Com'è Brescia nel 2023 e cosa resta del passato quinquennio? Allora, Brescia nel 2023 è una città che rispetto a 5-10 anni fa ha cambiato profondamente pelle. È un'altra città che ha compiuto grandissimi passi avanti e da una visione, da un sogno, abbiamo provato ad essere realtà e abbiamo realizzato moltissime, moltissime cose. È una città che ha guardato con grandissima attenzione ai temi dell'ambiente e della sostenibilità e difatti è importante ricordare che il nostro PGT ha portato la città ad avere un consumo di suolo zero. Anzi, 5,5 ettari in meno nel 2020, sembra banale, ma non lo è assolutamente. È una città che ha scelto di investire sulle bonifiche. Il tema di queste ferite aperte nella città era molto importante. Abbiamo investito più di 20 milioni per bonificare 8 parchi e giardini, ridare la possibilità ai bambini di tornare nei loro spazi dopo magari 20 anni di chiusura. Abbiamo lasciato e lasciamo in eredità il Parco delle Cave, anche quella era un'altra grande ferita, cave. Aree industriali dismesse, sono diventate un grandissimo immenso parco urbano dove le famiglie possono andare, dove vivere le attività sportive e vanno a costituire insieme al Parco delle Colline, alla Maddalena e al Parco del Mella e a quello che finiremo a sud, il Parco Agricolo, diventano un grande abbraccio verde della città e quindi una grande area di mitigazione. Abbiamo poi immaginato di lavorare sul tema della mobilità. La mobilità pubblica, il trasporto pubblico è stato un grande investimento e oggi lasciamo una città più attenta e che vive di più il trasporto pubblico e soprattutto che nell'arco dei prossimi 5 anni avrà un tram elettrico che porterà i passeggeri da ovest al centro della nostra città. E poi abbiamo investito in maniera importante per la prima volta nella direzione della bonifica del sito Caffaro. Il sito Caffaro è il grande buco nero della nostra città, inquinamento da PCB, nessuno lo aveva mai fatto prima, noi adesso abbiamo incardinato il percorso che diventa irreversibile e dai 6 milioni che avevamo ereditato per lavorare in questa direzione siamo arrivati ad averne 70 più 20 dall'ultima finanziaria. Perché le grandi opere si fanno se ci sono evidentemente le risorse a disposizione. Poi è una città che ha cambiato pelle, non solo dal punto di vista ambientale, ma ha cambiato pelle anche dal punto di vista culturale. Se accanto a capitale della manifattura oggi siamo capitale della cultura perché siamo stati in grado di valorizzare il nostro patrimonio culturale e artistico. Come vorresti Brescia nel 2030? Beh, la Brescia del 2030 deve essere soprattutto una città europea. Una città europea vuol dire una città innovativa, una città che aiuta l'impresa, una città che guarda alla sostenibilità, che guarda all'ambiente, che guarda al trasporto pubblico, deve essere attenta all'università, deve aiutare l'impresa, deve essere una città inclusiva. E abbiamo tutte le carte in regola, nel senso che io credo che noi siamo già un laboratorio di città europea. Dobbiamo diventare un modello, dobbiamo fare un passo avanti ed essere riconosciuti anche per le buone pratiche che stiamo mettendo in atto. La nostra provincia ha livelli di inquinamento tra i più elevati d'Europa. Tre obiettivi sostanziali in ambito di sostenibilità e come evitare il greenwashing. Allora, il greenwashing è un tema che si può evitare se, come abbiamo fatto noi, non si fanno promesse senza sapere che si possono dare delle risposte concrete. I ragazzi soprattutto hanno bisogno di non false promesse, magari una promessa in meno, ma vedere che le si possono esercitare.
È importante per me avere l'idea di riuscire a competere per diventare, dopo capitale italiana della cultura, European Green Capital. Cioè, questo è una sorta di riconoscimento che una città con più di 100.000 abitanti può ottenere se dimostra di aver fatto delle azioni importanti sul tema dell'ambiente e della sostenibilità. E noi, da questo punto di vista, come raccontavo prima, abbiamo un biglietto da visita importante, ma ci può aiutare perché in qualche modo ci dà gli obiettivi, ci dice in quale direzione dobbiamo andare, i parametri da eseguire. Ma raggiungere quell'obiettivo è importante perché si compie un'azione anche culturale, non si diventa capitale della cultura da soli, l'amministrazione non diventa da sola European Green Capital una città, ci vuole una corresponsabilità e allora bisogna convincere le persone a seguirci in quella direzione. L'altro tema importante è il tema della forestazione. Io ho indicato 200.000 alberi nei prossimi 5 anni, uno per ogni abitante. Non ho detto 200.000 e uno perché non ci sarebbe il terreno dove metterli, quindi chi dice 500.000 non sa che non si possono neanche piantare 500.000 alberi perché non ci sarebbe terreno abbastanza. 200.000 però sono già lo sforzo di ogni cittadino di andare nella direzione corretta e giusta. L'altro terzo elemento che voglio indicare è quello di un progetto al quale noi abbiamo partecipato come assessorato alla cultura, come assessorato all'ambiente, assessorato alla pianificazione. Tre donne. Ci siamo messe in moto, abbiamo vinto un bando che si chiama Filo Naturale, un bando cariplo. E anche qui sulla transizione climatica ci dà degli standard, ci dà degli obiettivi da seguire. Uno di questi importanti è arrivare al 50% di emissioni di CO2 entro il 2030. Quindi questo è un terzo obiettivo. Mi piacciono le cose concrete che si possono realizzare. A Brescia c'è una carenza di luoghi di studio per gli studenti più giovani. Come pensa di intervenire? Allora, noi abbiamo investito in questa direzione perché la sala Umberto Eco è una sala che abbiamo immaginato per gli studenti, anche la sala Milano 140 in via Milano è una sala lettura per gli studenti, ma non sono abbastanza. Stiamo immaginando altri spazi, altri luoghi, le biblioteche stesse decentrate che noi abbiamo, 10 biblioteche nei quartieri, si stanno trasformando pian piano anche in spazi dove gli studenti possono trovarsi. Serve sicuramente un ulteriore spazio, serve la messa in rete perché per ora sono in rete le nostre e non anche quelle delle università, invece dovrebbe esserci un'unica prenotazione, insomma bisognerà fare passi avanti. Ci sono alcune città che per esempio, stimolando gli studenti, si chiede loro anche una sorta di gestione degli spazi comune, cioè prendersi il carico della gestione di questi spazi. Io credo che potremo anche arrivare a questo perché gli studenti vivono molto questi luoghi, tra l'altro fino a tarda sera in Corso Mameli, per cui potremmo fare anche una scelta di questo genere che mi sembra interessante. I più giovani lamentano lungaggini e difficoltà nella gestione delle pratiche burocratiche più comuni. I prossimi 4 anni riserveranno dei cambiamenti? Di che genere? Allora, sicuramente il tema dei servizi digitali è un tema che bisogna accelerare, perché questa è assolutamente una necessità. Servizi digitali, ma anche lo sveltire le pratiche, perché c'è molta burocrazia purtroppo. Noi poi stiamo lavorando al gemello digitale. Il gemello digitale è una sorta di strumento digitale virtuale dove noi sovrapponiamo la mappa della città con una mappa virtuale. E questo anche attraverso l'utilizzo dei dati ci può permettere una serie di simulazioni per capire. Faccio un esempio pratico molto semplice. Noi andremo a costruire il tram elettrico. Andiamo a vedere con il gemello digitale cosa succede contemporaneamente nella trasformazione, nella pianificazione, i lavori in corso, quali flussi, dove dobbiamo deviare. Quindi avere una sorta appunto di gemello digitale della nostra città ci aiuterà molto a accelerare da un lato i percorsi che dobbiamo compiere, ma anche sicuramente fare le cose meglio di come le si fa ora. Che eredità deve lasciare al nostro territorio, Brescia-Bergamo, capitali della cultura, affinché non resti un evento isolato?
Io sono convinta che non resti un evento isolato, perché il lavoro di preparazione di Capitale Italiana della Cultura in questi 2 anni e mezzo con Bergamo ha costruito un metodo di lavoro e ha costruito legami. Sono convinta che resteranno, cioè non resterà solo il cammino delle sorelle che fisicamente attraversa le colline e unisce Brescia e Bergamo, ma ci saranno sicuramente eventi, appuntamenti. Io spero anche che il mondo dell'impresa e dell'industria, che ha questo legame tra Brescia e Bergamo, è arrivato un poco più in ritardo degli altri. Le associazioni culturali, il terzo settore, si sono lanciate subito in questa sfida. Penso a Confindustria, penso alle imprese, si sono guardate, hanno usato un po'. Adesso incominciano a progettare cose insieme e sono convinta che questa è la direzione che dobbiamo prendere, perché il vero lascito sarebbe che quella grande forza economica e manifatturiera che abbiamo a Brescia e a Bergamo trovi un linguaggio comune per immaginarci come una sorta di area metropolitana. E quindi quella scommessa che singolarmente le due città, le due province fanno con il resto dell'Europa, noi lo dobbiamo fare insieme. Brescia è ancora un'eccellenza? Perché? Beh, Brescia è un'eccellenza perché ha una storia manifatturiera, una storia di innovazione che sono sicuramente interessantissime e sono molto importanti. È necessario che si faccia in quella direzione qualche passo avanti, nel senso che abbiamo tanta forza che forse non è in grado di raccontarsi insieme. Penso per esempio al grande mondo del digitale, no? Il grande mondo del digitale, noi siamo un distretto digitale, ma non diciamo di esserlo, e questo è un aspetto importante. Credo che un grande aiuto possa arrivare in questo anche racconto e anche in questa condivisione di buone pratiche dalla cittadella dell'innovazione. È una cosa in cui io credo e credo che possa essere un elemento di riferimento e di crescita per la nostra città, per l'impresa, per l'industria, ma per l'intera comunità verso l'innovazione. Come pensa di rendere la città a misura di giovani famiglie? Allora, la misura di giovani e di famiglie. La prima cosa è, prima ancora di guardare ai nuovi nati, perché si parla molto del tema della denatalità e di una città che diventa sempre più longeva. A me piacerebbe, quando richiamo il tema della città europea, dire ai tanti ragazzi e ragazze che oggi ci sono in giro per l'Europa, che magari sono partiti per l'Inghilterra, tanti sono lì, hanno avuto l'illusione di riuscire a fare, e mi dispiace che ciò non sia accaduto, poter fare la grande sfida della loro vita, e guardano all'Italia come il luogo dove tornare. Questi ragazzi e ragazze non hanno ragioni di tornare in un posto rispetto all'altro, cercano una città che sia a misura, che offra la possibilità di fare impresa, che offra una buona mobilità, che offra servizi, un ambiente, servizi culturali. Io credo che Brescia da questo punto di vista possa essere un'offerta. Prima quindi guardo in quella direzione. Poi invece servono servizi alle famiglie e servono per aiutare anche a incentivare chi vuole avere figli nella nostra città. E allora lì bisogna andare nella direzione di più servizi. Già molte coppie utilizzano i servizi, giovani coppie utilizzano i servizi dell'amministrazione comunale, quindi del nostro territorio, ma bisogna incrementarli. Il tema di avere una realtà, per esempio, degli asili nido, delle materne, ma soprattutto per i più piccoli, avere in ogni quartiere un riferimento che sia pubblico, paritario. L'importante è che si sappia dove accompagnare e portare i propri figli. E poi c'è anche un tema, per esempio, dell'idea di un affitto calmierato alle giovani coppie con figli molto piccoli. Se 250 euro mensili a chi ha un ISE inferiore ai 30.000 euro può essere un aiuto. Io non credo che sia così che si incentiva a avere figli, si facilita la vita di chi ha figli piccoli e poi tutto il resto viene. Se una città diventa ospitale accogliente e aiuta le giovani coppie, è più facile anche che a qualcun altro venga voglia di fare figli. Come pensa di incentivare la nascita di nuove attività imprenditoriali gestite da giovanissimi?
Allora, sui giovanissimi serve soprattutto immaginare di avere spazi. Il tema degli spazi è un tema importante e su questo bisogna lavorare. Stiamo anche immaginando dei patti di collaborazione, di stringere patti con chi ha a disposizione spazi e non li affitta, a volte sono scelte, però se tu metti al tavolo chi ha gli spazi, chi le banche per esempio, si può incominciare e le istituzioni a fare un ragionamento più ampio per capire se c'è spazio per i giovani per avere la possibilità di far crescere e sperimentare nuove imprese, e questo mi sembra un aspetto molto importante. Per i giovani vuol dire anche la mobilità, il tema della mobilità non è banale. Il potersi muovere. Brescia è una città che ha una mobilità interessante di trasporto pubblico interno ed esterno. E poi il tema delle start-up è un tema che secondo me dobbiamo affrontare, però forse in un modo un po' diverso da quello finora vissuto, nel senso che sul tema delle start-up ne sono state avviate tantissime in maniera molto interessante, Confindustria anche alcune di queste le ha accompagnate, hanno avuto anche successo. Forse oggi bisogna fermarci un attimo, capire se è quello il metodo, che cosa funziona e non funziona, quali sono le necessità. Forse un bilancio vero sul tema delle start-up nella città non è ancora stato fatto ed è da lì che secondo me si deve ripartire. La politica è lontana dalle esigenze dei più giovani. Come pensa di rappresentarle e di riavvicinare la generazione Z? Allora, un tema importante che abbiamo già sperimentato ma che va rafforzato è sicuramente il tema della cittadinanza attiva. Lo abbiamo fatto coinvolgendo i ragazzi e le ragazze in esperienze, penso al treno della memoria che li porta a Auschwitz piuttosto che a Sarajevo, quindi il ritorno e la restituzione. L'abbiamo fatto in passato anche dopo il crollo del muro di Berlino con i ragazzi, vivere certe esperienze e restituirle, ma vuol dire anche la cittadinanza attiva, vuol dire anche le esperienze di solidarietà che si vivono nella nostra città. È straordinaria la risposta dei ragazzi, per esempio, sul tema dei volontari per Brescia durante l'anno della capitale, ma anche qui il tema della cittadinanza attiva e il volontariato con i ragazzi è molto diverso da quello che abbiamo vissuto in questi anni. Le persone più adulte si affezionano a un'associazione e vivono l'esperienza della solidarietà per un tempo direi quasi infinito. I ragazzi e le ragazze desiderano molto di più mettere a disposizione la loro esperienza, il loro tempo per progetti che hanno un inizio e una fine. Quindi anche in questo deve cambiare il nostro linguaggio di rapporto con loro. Poi c'è un'esperienza che abbiamo visto avere successo in Veneto, che è interessante, che è una scuola di mobilitazione pubblica. Vuol dire coinvolgere i ragazzi con metodi che sono diversi, una volta si facevano le riunioni, oggi ci sono le piattaforme e anche queste sono le piattaforme dove tu riesci a coinvolgere i ragazzi su tematiche specifiche. Oggi c'è un tema di sensibilità ambientale, allora andiamo con loro a condividere dei percorsi che vanno nella direzione appunto del loro contributo sul tema della transizione climatica. Noi questo lo stiamo già facendo, l'Informa Giovani, abbiamo già sperimentato parte di questa esperienza, abbiamo avuto delle risposte molto positive, ma come per il tema del volontariato e della solidarietà, anche sul tema della politica si va più volentieri con i ragazzi e le ragazze su tematiche precise nel quali loro possono dare il contributo.